Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di uno dei più importanti argomenti del mondo, la santità. È da tantissimo tempo che stavo pensando di fare questo video, però è stato molto difficile riorganizzare tutte le cose che ci sono da dire sui santi, provare a rispondere a tutte le possibili domande, insomma, gestire un po' il ritmo del video. Ritmo. Così ho persino preso carta e penna, pronto a scoprire questo nuovo argomento. Giovanotte, carta, calma e penna, su. Allora, scrivi. Hai scritto? Momento, no? E comincia, su. Noi, chi pensiamo che siano i santi? Per prima cosa dobbiamo sapere che i santi non sono delle persone che prendono sempre 10 a scuola, non sono delle persone speciali, perfette, che non sbagliano mai, non sono persone che conoscono a memoria ogni verso del Vangelo, ma i santi sono persone normali che però capiscono i loro errori, che intraprendono la giusta strada della vita e vivono la loro vita in Dio pienamente. Sì, ok, però come fanno a capire la loro giusta strada della vita? Come fanno a capire i loro errori? Come fanno? Ed è stato molto difficile rispondere a questa domanda, perché in effetti, se ci pensiamo, per quanto una persona possa essere generosa, buona e brava, da sola non può capire qual è la giusta strada che lui deve intraprendere nella propria vita. Un po' come il bivio di prima, dici cosa faccio? Vado a destra o vado a sinistra? E lì basta un niente e rischi di sbagliare, rischi di prendere la strada sbagliata. E tu l'hai presa in pieno contromano. Però attenzione, c'è un modo per capire la giusta strada da intraprendere nella vita ed è tramite lo Spirito Santo. Infatti basterà stare uniti allo Spirito Santo e ascoltare con attenzione tutti i suggerimenti che egli ti dà. Saper riconoscere questi consigli che lo Spirito Santo ti dà è una cosa molto importante e l'unico modo per farlo è nella propria vita. Infatti, come dice il celebre poeta Eugenio Montale, tutte le immagini portano scritto più in là. Ma attenzione, perché non è detto che questa via che lo Spirito Santo ti consiglia, ti indica attraverso la vita, sia facile da intraprendere. Ma ricordiamoci che Le cose belle non lo sono mai. quindi i santi sono delle persone che attraverso i consigli che gli dà lo Spirito Santo nella propria vita capiscono la giusta strada della vita e vivono la loro vita in Dio pienamente. Sono dei bomber che quando tu li vedi ti viene da dirgli: Tu sei bravo, No, ma che sei bravo. bravo. No, 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 tu no. sei molto, molto bravo. Penso che il miglior modo di concludere questo video in cui io, un giovane di 12 anni che provo a spiegarvi la santità, sia con le parole di un santo che io considero sinceramente uno dei migliori santi nella storia, e do a lui la parola. È Gesù che cercate quando sognate di felicità. È Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate. È Lui la bellezza che tanto vi attrae. È Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita. È Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi vi
difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. E saluto ancora una volta a tutti voi, specialmente quelli che sono più dietro in ombra, che non vedono niente. Ma se non potevano vedere, potevano certamente sentire questo chiasso ha sentito Roma e non lo dimenticherà mai.